ragazzi, siamo sul Monte Morello e vi giuro che non ho mai visto un luogo così inquietante di notte all'aperto in vita mia. E non appena sono sceso dall'auto ho visto una stella cadente. Credo che sia una stella cadente, ma vi giuro che l'ho vista, era proprio là. Non appena ho messo piede fuori dalla macchina ho guardato là. Ovviamente adesso non vediamo, devo accendervi la torcia per vedere. Andremo là a vedere che cosa è successo. Io credo che sia una stella cadente. Ne ho vista di stelle cadente in vita mia, mi sembrava una stella cadente. Però tutto è molto inquietante. Prima però dobbiamo andare a cercare la stella che è nell'altra direzione. Ok ragazzi, vedete il bosco? Allora, la stella cadente è qua sopra. Purtroppo non posso illuminare ad ampio raggio a distanza. Però perché ho visto subito una stella cadente appena sono sceso? Casualità? Può essere. Ma potrebbe essere anche buon auspicio. Comunque ragazzi, dopo andremo a controllare fra gli alberi, perché se non è una stella cadente non lo so, controlleremo. Ma intanto dobbiamo andare di qua, perché è di là che c'è la stella misteriosa. Allora, cosa ho letto? Si dice, ci sono delle leggende, che questa stella apparsa in teoria dal nulla possa appartenere a degli alieni, ovvero che gli alieni abbiano creato quella stella. Ma ho sentito la testimonianza dello zio di un mio amico. Lui crede invece che siano state messe dei piloni quando hanno fatto la galleria dell'alta velocità verso la fine degli anni 90, inizio 2000. Sono state messe in diversi punti. Lui non conosce quella stele. Io l'ho trovata grazie al Maps. Se voi cercate sul Maps stele misteriosa Monte Morello, troverete una recensione, ad esempio, e la posizione. Adesso io andrò a vedere e esaminerò anche la fattura della stele, perché per me è facile capire, cioè dovrebbe essere facile capire se appartiene agli umani oppure no. Ci sono dei segni, io sono quasi sicuro che li troverò. Allora, in questo posto ci sono stati diversi avvistamenti UFO e qualcuno parla anche di rapimenti alieni. Di sicuro è un monte estremamente misterioso. È notte. Sono praticamente quasi le 23. Siamo in zona rossa e col coprifuoco. In teoria solo io devo essere qui. Io posso farlo, sono autorizzato. E se vedo adesso una persona, non so, avrei un po' di paura. Allora, questa è una zona da picnic. Ecco la torre d'avvistamento, molto carina, molto bella anche. Mi ispira qualcosa su un film horror. Ok, ma adesso non perdiamo di vista l'obiettivo, la stele. Allora, devo arrivare alla fine di questo percorso. Oh mio Dio, mi sono spaventato. Ok, c'era una luce automatica. Beh, il percorso finisce qui, in teoria, forse è là. Allora, se ci sono dei problemi userò il navigatore per arrivare alla stele. Io devo arrivare fino là, mi devo inoltrare. Sì, sicuramente è di qua. Allora, cerchiamo di fare attenzione a eventuali rumori, a eventuali figure nell'oscurità. Ci sono un po' di nuvole in cielo. E questo è un bosco inquietante, veramente inquietante, con tutti questi alberini secchi. Nel senso di magri, ecco. Ok, il sentiero prosegue. Non dovrebbe essere lungo il percorso. Ed è tutto estremamente tranquillo e silenzioso. Ok, sì, questo è un percorso, quindi sono sulla giusta strada. Quindi terza indagine a tema alieni. La prima è stata sui Monti Pisani, la seconda sul Monte Palodia,
E adesso qua sul Monte Morello. Ok, che c'è una diramazione. Vediamo un po'. Qua c'è un'antenna. C'è un palo della luce. Volevo dire. Ma qua finisce tutto, quindi è di qua che devo andare. Qua non c'è nessuna stele. Ok. Io non lo so, ho questa impressione che stanotte succederà qualcosa. Non so, la stella cadente mi ha un po' inquietato. Ok, era solo una stella cadente, forse. Purtroppo non l'avrei potuta riprendere manco se l'avessi inquadrata, perché certamente la videocamera non arriva fino in cielo. Non riesco neanche a illuminare il monte dall'altra parte. Figurarsi il cielo. Ok, qua c'è un albero caduto, facilmente aggirabile. Ok ragazzi, ho sentito un grugnito e mi sono spaventato. C'è un cinghiale. Credo che sia di un cinghiale. Dobbiamo spaventarlo. Non me lo voglio trovare davanti. Ehi! Ok. Allora ragazzi, consiglio. I cinghiali sono paradossalmente molto più pericolosi dei lupi. I lupi non sono pericolosi, i lupi scappano. I cinghiali scappano fino a che non gli bloccate la strada o non li fate arrabbiare. I cinghiali possono attaccare. Ma fortunatamente non è come un orso. Se voi fate rumore a distanza, scapperanno sempre. Non avvicinatevi mai a un cinghiale, fatelo scappare. Sempre. Non fate i grossi, non cercate di giocare. I cinghiali possono essere pericolosi e hanno ucciso gente. Non scherzo, quindi state molto attenti. In questo caso ho sentito questo grugnito. Non stavo riprendendo, ma tanto è un cinghiale, lo riconosco il grugnito del cinghiale. Sicuramente era quello. E l'ho sentito anche andar via. Ora, credo che si sia sentito un po' anche nella videocamera. Come al solito, maledizione, ogni volta che non riprendo succede qualcosa. Come la volta del grugnito, molto peggiore di questo. Allora, mi sono fatto sentire parecchio facendo quel mezzo urlo. Ok, questa volta ho deciso di non staccare la registrazione. Perché ogni volta che lo faccio succede qualcosa, quindi non la stacco. Oddio. Ragazzi, non è bello sentire un grugnito proveniente dall'immediata sinistra. Ovviamente gli animali saltano fuori di notte. Certo, non è come quella volta che ho sentito quel grugnito allucinante, quel ruggito, anzi, se vi ricordate. Quella volta lì mi sono spaventato veramente tanto. Ok, io non so se sono arrivato alla fine. No, il sentiero continua. Dov'è questa stella? Eccola! 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 A bomba! L'abbiamo trovata. È inquietante vederla qua, così, sulla vetta del monte. Allora, esaminiamo un po' le vicinanze. Fa molto freddo qui. Primavera, ma fa molto freddo. Allora, questo cos'è intanto? Questo è un palo di un qualche tipo, ma non c'è nessuna iscrizione sopra, ok. Ok, esaminiamo questa stele. La stele esiste, quindi. È completamente arrugginita. Mi ricorda molto quelle stele di cui abbiamo parlato, di quel mistero poi chiarito. Ho sentito altri rumori.
Questo posto è da brividi. Allora, sembrano appoggiati l'uno sull'altro. Non mi sembrano proprio materiali alieni. Speravo di trovare dei rivetti, dei collegamenti con delle viti, con dei bulloni, ma non trovo niente. Allora, questa è la base. Qui c'è qualcosa che sporge, guardate. A me sembra opera di umani. Non mi sembra così antica. Infatti, nella recensione si parlava di una stele che non poteva essere così moderna, ma era stata tirata su da antichi sestesi. Ma secondo me questa è stata piantata appunto di recente. Non so che dire, ragazzi. Allora, se ha ragione lo zio del mio amico, sono dei riferimenti, o comunque per tenere su, per tenere assestata la montagna, quindi è piantata proprio sulla vetta, quindi potrebbe andar giù per un bel po', anche se qui sembra che sia più che altro appoggiata lì. Ah, è appoggiata lì, ragazzi, si muove. Allora, qui ci sono tre righe, si muove, guardate, la posso muovere, è appoggiata lì, è appoggiata lì, ragazzi, è solo appoggiata. Vediamo. Guardate. È appoggiata. Quindi se c'è qualcosa che tiene la montagna, non è certo questo nella sua interezza, ma sta sotto questo. Questo è un riferimento. Questa è una stele che serve a segnalare. Ma sotto non c'è niente, infatti qui, se esaminiamo, ci sono solo dei sassi. Ora non voglio provare a spostarla perché non vorrei rompere qualcosa, non vorrei rovinare tutto, quindi... Allora, in ogni caso, questo è il luogo ideale per fare qualche domanda alle presenze o ai presunti alieni. Vediamo un po', quindi adesso prendo l'attrezzatura. Mi rivolgo a tutte le presenze che ci sono qua o eventuali alieni. Lucia? Mi potete dire qualcosa riguardo a questa stele? Chi ha creato questa stele? Agitare. Chi ha creato questa stele? Potete rispondere? Chi è stato a creare questa stele? E perché l'ha fatto? Posso avere una risposta? Il vento che passa fra gli alberi, ragazzi, è veramente inquietante. Per favore, aspetto una risposta. Io voglio sapere se questa stella è stata fatta per la galleria, se ha un semplice scopo, se è un punto di riferimento tradizionale, oppure se c'è qualcosa di più che dovrei sapere. Io non posso sapere niente su questa stella. Magari qualcuno sa già la risposta e sta ridendo, però io ragazzi non lo so. E voglio prendere sempre tutto quello che si dice. Siccome si parla di leggende, se ci sono delle leggende, vuol dire che il dubbio c'è. Oppure potrebbe essere questo il pilone che va giù sottoterra, e questo è semplicemente il punto di riferimento che indica che il pilone è qua. Non lo so, io non sono preparato in edilizia, quindi faccio solo delle ipotesi da ignorante. Intanto vi dico, le luci che vedete là sono della città, queste, quindi non fateci caso se le vedete, perché là c'è Firenze.
E qui, ragazzi, ci sono pochissime risposte, solo due parole, stranamente. Di solito sono più attivi. Ragazzi, mi potete dire questa stele chi l'ha fatta e perché? Fra poco useremo anche la Spirit Box, ma voglio anche provare con il K2. Dato che ovviamente c'è qualcuno che pensa che qua ci sia una base aliena sottoterra, sotto il Monte Morello. Se ne dicono tante ovviamente sulle basi aliene che dovrebbero stare in vari luoghi, però la cosa non è certamente rassicurante. E niente ragazzi, è stranamente silenzioso il Ghost Radar. Lucia agitare. Lucia agitare. Chissà cosa intende. Ragazzi, ho sentito una voce, non scherzo. Non sto scherzando. Non è bella questa cosa. Stavo per prendere il K2. Oddio, se non è una voce è un animale, ma ho sentito tipo qualcosa del genere. Ha detto solo quello e basta, non si avvicina. Non sento più niente. Se c'è veramente qualcuno, sarà spaventato quanto me a vedere una luce da qua. Ragazzi, se vedo qualcuno spuntare da là mi spavento. Oddio. Non ci dovrebbe essere nessuno qua. E a me sembrava tanto una voce umana.